E buongiorno a tutti, io porto il saluto dell'Unione Nazionale Consumatori agli organizzatori innanzitutto, che ringrazio per l'invito, e a tutti i relatori che mi hanno preceduto, agli ospiti e a tutti voi. Oltre ai saluti, i miei complimenti, perché io ho assistito finora come spettatrice e devo dire il livello della giornata e degli interventi è stato davvero notevole, quindi i miei complimenti. L'Unione Nazionale Consumatori è particolarmente contenta di essere qui oggi in questa occasione così importante, perché noi crediamo da sempre negli strumenti della mediazione e della conciliazione. Questo, come voi sapete, ancor prima che uscisse la legge, le associazioni dei consumatori hanno adottato questo strumento, proprio perché da parte dei consumatori c'è questa richiesta, e non da oggi, incessante di poter risolvere le loro vertenze non attraverso i costi, che sono poi costi diretti ed indiretti, perché non si pagano soltanto gli avvocati. Io sono un avvocato, quindi sono anche in conflitto di interessi, però ci sono anche i costi indiretti del tempo che si perde, lo stress psicologico, come diceva prima il professor Sandulli, e il tempo che si impiega ad avere giustizia. Quindi questa richiesta incessante che viene dai consumatori è stata da tempo affrontata e risolta dalle associazioni dei consumatori attraverso le ADR, attraverso la conciliazione paritetica, attraverso la nostra presenza presso le grandi aziende, in particolare attraverso di noi, attraverso le camere di commercio, attraverso il Corecom. La nostra presenza nelle grandi aziende fa sì che i consumatori possano avere voce e risolvere in tempi più brevi, quindi con una procedura che è volontaristica, sicuramente non è obbligatoria. Anche noi non crediamo nel valore dell'obbligatorietà, anche se sappiamo che in Italia, insomma, se non ci sono delle cogenze è molto più difficile applicare le norme, però in questo caso noi riteniamo che le associazioni dei consumatori abbiano fatto molto e potranno fare molto in futuro in collaborazione con istituzioni come quella che oggi ci ospita, per far sì che la sensibilità del consumatore, e quindi della parte che ci chiede giustizia in modo più celere e in modo più efficiente, sia davvero una richiesta volontaristica, che quindi non sia, che la legge diventi poi superflua in questo senso, anche perché comunque noi certo possiamo obbligare ad una fase di mediazione con una legge, ma se poi le parti non vogliono aderire diventa, se volete, un passaggio in più e un costo in più per le parti e per la società, ma non avremo risolto il problema. Quindi noi plaudiamo a questa iniziativa di oggi, ma non soltanto all'iniziativa, quanto a tutto il lavoro svolto e che state svolgendo, perché riteniamo che queste iniziative siano, come noi diciamo con così un termine inglese, consumer friendly, cioè amiche dei consumatori, vicine ai consumatori, che non possano che migliorare le condizioni economiche delle aziende, delle famiglie, che oggi davvero in Italia ne hanno più che mai bisogno. Quindi grazie, ancora complimenti e buon lavoro. Io. Grazie Avvocato Pogliotto. Professor Viola, un breve commento. Sì, perfettamente allineato con l'avvocato, che mi sembra colga e si allinea a sua volta appieno con lo spirito del nostro forum. E quello che bisognerà fare tutti insieme è veramente aiutarci reciprocamente con tutte le associazioni, con tutte le istituzioni, affinché si risolvano i nodi pratici che concretamente si possono frapporre tra noi
e la realizzazione stessa della mediazione. In altri termini, quello che vorrei veramente, se riuscisse a fare per il tramite del forum, è proprio lavorare insieme per risolvere, sempre insieme ovviamente, tutti i problemi pratici. E da questo punto di vista la invito anche a collaborare nell'ambito dell'istituendo osservatorio. Grazie. Grazie professor Viola.